Benvenuti amici allevatori a una nuova puntata della Canalicoltura in parole semplici. Questa è una puntata importante perché con oggi si chiude un ciclo che è cominciato poco più di un anno fa. Infatti giusto in questo periodo un anno fa stavamo cominciando con le nostre prime dirette, un po' muovevamo i primi passi un po' anche impacciati e si iniziava a parlare della preparazione. Quindi con oggi che riprendiamo la preparazione, perché ovviamente è passato un anno, quindi si ricomincia a parlare di preparazione, si chiude diciamo questo ciclo, poi si chiude anche l'anno e sarà probabilmente l'ultima puntata dell'anno, perché poi cominciano le feste, quindi ci vedremo poi con l'anno nuovo. Quindi, intanto prendiamo il nostro caro Tizi. Ciao, buonasera. Ciao Tiziano. E allora, stasera si parla di preparazione, quindi come un anno fa ricominciamo il giro e cominciamo a dare qualche dritta sulla preparazione. Allora, l'argomento ormai è abusato perché tutti parlano di preparazione in questa fase, giustamente. E noi ne abbiamo parlato e straparlato. Abbiamo già parlato e straparlato. Comunque i concetti sono sempre i soliti. La preparazione è quella fase che serve appunto per preparare i soggetti all'entrata nella fase riproduttiva. Quindi fondamentalmente nella fase di preparazione devi portare i soggetti a un peso forma, tra virgolette, anche fisico. Quindi un problema molto frequente in questa fase è la tendenza a dare alimenti molto ricchi in carboidrati. Questo accade sempre, però in particolare in questa fase la tendenza a dare alimenti molto ricchi, ad esempio in avena, molto ricchi ad esempio in pastoncini a basso tenore di proteine, tende a farli ingrassare, i soggetti quindi tendono a ingrassare, tendono poi a sviluppare poi problemi di infertilità andando in avanti, andando verso la riproduzione. Quindi in questa fase comunque va continuata la somministrazione di alimenti proteici e il tenore proteico dovrebbe rimanere sempre il tenore proteico della razione tra il 17 e il 19% anche in questa fase. Altra cosa importantissima di questa fase è che si fa pulizia di tutti quei quadri patologici che hanno accumulato, tra virgolette, i soggetti nell'arco dell'anno. Quindi gli animali escono da una fase di muta, quindi dove c'è stato comunque un momento impegnativo, diciamo così, anche da un punto di vista biologico, legato proprio al cambio delle penne, alla produzione della cheratina delle penne. Spesso e volentieri in questa fase sono stati tenuti magari in voliere comuni, magari sovraffollati, dove vi era una polverosità elevata anche proprio in relazione all'aumento della polverosità associata alla polvere delle penne. Tutti questi fattori sono tutti fattori che predispongono a sviluppare patologie che magari in questa fase non sono ancora visibili, ma sono lì che covano, in poche parole. Tra le più frequenti in questo periodo c'è la coccidiosi, c'è le micosi, le infezioni batteriche respiratorie, tutte patologie che vanno possibilmente curate prima di entrare in fase riproduttiva. Quindi in questa fase bisogna fare diagnosi, bisogna trovare se effettivamente c'è la problematica, se c'è la problematica va eliminata, in maniera che l'animale quando arriva alla fase riproduttiva sia pulito da queste infezioni, quantomeno le principali. Poi è logico che la presenza batterica è normale, esiste sempre, ci può sempre essere il soggetto che sviluppa un'infezione di tipo batterico, di tipo micotico ambientale, però sicuramente il grosso dei patogeni in questa fase va eliminato. Un'altra cosa importantissima di questo periodo, attenzione a non introdurre infezioni virali, perché purtroppo in questa fase, o meglio purtroppo, normalmente in questa fase si ha a che fare con ricambi, quindi ricambi e movimentazioni, quindi si introducono soggetti, si portano gli animali in mostra, gli animali entrano in contatto diretto o indiretto, più frequentemente indiretto, con altri animali, questo può portare all'acquisizione di infezioni, sia batteriche che micotiche che anche virali. Le virali sono le più rognose, perché una volta che ho introdotto un'infezione virale in allevamento non me ne libero più. Il circovirus o il poliomavirus, una volta che è entrato, è come un diamante per sempre, come si suol dire. E quindi sicuramente attenzione anche a questo aspetto.
Ora, le mostre, quando porti a casa gli animali dalle mostre è sempre un rischio, però diciamo così che non è che vado a prendere degli animali diciamo così potenzialmente infetti di altri allevamenti. Sicuramente un rischio, l'ideale sarebbe comunque mantenerli separati, testarli per il circo poliomavirus, parlando di canarini, e dopo aver fatto i test reintrodurre gli animali all'interno dell'allevamento. L'ideale sarebbe aspettare 15 giorni, al 15° giorno dal rientro faccio i test, se sono negativi li posso reintrodurre. Maggior ragione se sono animali provenienti da altri allevamenti, quindi se ho introdotto degli animali, la maggior ragione se li ho presi in fiera, che erano in una situazione di promiscuità, sicuramente la quarantena di 30 giorni va sempre mantenuta, almeno, e sicuramente vanno testati. Non testateli al momento dell'arrivo, aspettate quei 15-20 giorni, perché se per caso l'infezione è stata acquisita al momento della fiera, prima che diventi manifesta ci vogliono 15-20 giorni. Quindi se voi prendete un canarino, andate in fiera un canarino, lo portate a casa, prelevate i campioni di penne per dire, per fare la ricerca il giorno stesso che lo portate a casa, se quell'animale ha acquisito l'infezione in fiera non sarà positivo, sarà negativo. Per diventare positivo servono almeno 15-20 giorni, l'ideale sarebbe aspettare 30 giorni, e quindi questo qua è un aspetto molto importante. Altra cosa, si va verso l'accoppiamento, verso il periodo riproduttivo, quindi bisogna preparare anche i soggetti da un punto di vista endocrino. Come faccio a preparare i soggetti da un punto di vista endocrino, quindi da un punto di vista ormonale, per attivare il loro metabolismo nell'ottica dell'attività riproduttiva? Sicuramente il fotoperiodo, quindi a questo punto dovrò cominciare a pensare ad aumentare il fotoperiodo. L'ideale è aumentare molto gradualmente il fotoperiodo. Io consiglio 90 giorni almeno per aumentare da 8 ore a 14 ore, ok? E sicuramente questo qua è un aumento graduale che mi evita tutti quei problemi di scondizionamento legati a incrementi troppo rapidi. Altra cosa importante è il tenore proteico della dieta, deve essere progressivamente aumentata, non è solamente una questione di tenore proteico in percentuale, è anche una questione di qualità della proteina. Quindi se io gli darò della proteina della soia avrà un determinato valore, se io vado a dare delle proteine di origine animale come proteine di insetto, proteine dell'uovo, è un'altra cosa, sicuramente meglio utilizzata. Altro aspetto importantissimo che vedo che spesso viene sbagliato è il calcio. In questa fase va fatta la preparazione anche dal punto di vista del metabolismo del calcio, specialmente delle femmine. Non usate calcio gluconato in questa fase o calcio facilmente assorbibile, perché sennò aumenta di molto il rischio poi di ritenzione ovarica in fase riproduttiva. L'ideale in questa fase è utilizzare calcio carbonato, classico osso di seppia, classico grit. Grit, c'era chi diceva che c'era stato un caso di mortalità, in realtà il grit non dà problemi, il grit calcico addirittura si è visto che il calcio carbonato viene assimilato a livello gastrico se ha una certa granulometria, cioè il calcio carbonato in polvere ha una bassa assimilabilità a livello gastrointestinale, molto più bassa che non quello in granuli. Perché? Perché praticamente il calcio carbonato, per essere aggredibile, per essere aggredito, per essere quindi idrolizzato e assimilato, deve essere sciolto dai succhi gastrici, ok? Quindi deve rimanere per un certo tempo all'interno dello stomaco. Se in polvere, se è una polvere tipo talco, questo praticamente passa nello stomaco, ci rimane quelle pochi minuti barra ore, normalmente negli uccelli, nei fringilli si parla di mezz'ora, alcuni minuti per materiali molto fini. Il transito va subito nell'intestino, il pH da acido diventa neutro barra tendenzialmente basico, perché comunque viene tamponato, comunque non vi è più quell'ambiente acido che vi era nello stomaco, questo perde l'azione di idrolizzazione, quindi l'assorbimento è molto ridotto. Di conseguenza, se invece somministri del grit con una granulometria più grossolana, il grit permane per molto più tempo, capace di rimanere anche dei giorni, questo viene idrolizzato in modo progressivo
il calcio idrolizzato poi viene assimilato in modo graduale e progressivo a livello intestinale. Quindi il grit, in realtà, il grit calcico ha un suo perché. Infatti, ad esempio, nei polli viene utilizzato il grit calcico aggiunto direttamente anche al mangime e non il calcio carbonato in polvere, proprio per questa ragione, perché io do il calcio carbonato ma mi viene cagato, invece quello in granuli non viene cagato ma viene digerito, metabolizzato e assorbito. Cagato è termine tecnico. È il termine tecnico, sì, esatto. E altra cosa importante sono gli antiossidanti in questa fase, perché si pompa tanto con gli antibiotici, si pompa tanto con alimenti grassati, alimenti ricchi di grassi, alimenti ricchi di proteine, poi va a finire che manda in sovraccarico il fegato e tutti i vari organi motori. Con gli antiossidanti tendo a essere sempre un po' carente e alla fine poi mi trovo con infertilità, specialmente in prima covata. Utilizzo di antiossidanti come l'acido ascorbico, la vitamina E, l'N-acetilcisteina, sono tutti elementi importanti che comunque vanno forniti in questa fase. Bisogna cominciare a fornirli in modo graduale dalla fase di preparazione andando fino alla fase di riproduzione. Anche sulle femmine non bisogna avere paura di integrarle, bisogna solo stare attenti con il fatto periodo e con la stimolazione proteica, perché sennò cominciano a produrre le uova, però sicuramente gli antiossidanti vanno forniti. Basta, ti lascio la parola. Bene, allora, visto che hai parlato intanto del calcio, io avevo già preparato ovviamente i nostri bei calcini. Questo è il calcio carbonato, quindi inorganico in polvere, che era quello che, di cui parlava Tiziano adesso, quindi fornire un calcio inorganico in modo che venga accumulato. Altrimenti c'è quello liquido che in fase di preparazione o gli si tiene dato continuamente, poi fino a tutto il periodo anche di riproduzione, ma è consigliabile adesso procedere con quello in polvere. Questo qua. E poi, ovviamente, i nostri due alleati da sempre per la riproduzione, antisteril e carnitine. Sono qui antiossidanti, ovviamente, con tutte le varie vitamine E che necessita per la riproduzione. E ovviamente tutto questo per chi non usa ProComplete. Chi usa ProComplete ha già tutto compreso, non deve prendere niente. Invece questo qua, per chi ha il classico alimento seme pastone, ovviamente deve integrare. Quindi detto ciò, tanti saluti da tanti. Vedo che uno mi ha scritto anche in albanese, un po' penso di capire che è dispiaciuto che sono solo in italiano, lui non le capisce, però diciamo che già arranchiamo sull'inglese e un pochino sullo spagnolo, se l'albanese salto un po'. E quindi tanti saluti a tutti, procedete pure con le domande che così vi rispondiamo. Intanto, Tizi, una prima domanda di Enzo per te, riguardo la prevenzione sugli acari. Buonasera ragazzi, mi consigliate di fare una sinificazione con Vircon-S con la pistola elettrica di Exalt? Cosa ne pensate come prevenzione acari? Allora, l'Exalt è bello strong, sicuramente funziona. Sì, sicuramente la prevenzione acari va fatta, perché quello è un problema che poi dopo te lo ritrovi in fase di allevamento. Sicuramente questo è il buon momento per intervenire, si può intervenire direttamente sui soggetti. Il Vircon-S è un disinfettante, in realtà ha un'azione locale, cioè tu lo spruzzi sugli acari, gli acari muoiono, però non è che ha un effetto residuo. L'Exalt sì, quello sì che è strong. E quindi sì, sicuramente va fatta un trattamento. Io di solito sono più propenso a utilizzare prodotti come il vermectino, la selemectina sui soggetti, trattandoli ogni 6 mesi, però sì, ci sono varie strategie, vari protocolli che si possono utilizzare. Vedo che stasera i nostri seguaci sono un po' spenti, comunque ci sono tantissime persone, sono 48-50 persone che stanno guardando, però ancora non arrivano domande. Infatti volevo chiedere un po', che ho visto negli ultimi giorni foto su Facebook di alcuni allevatori che hanno già nidi con le uova, che mi chiedevo, ma quando sono partiti con la preparazione, con quant'altro? Ma dici di canarini? Sì.
sono partiti molto presto. Prestissimo. Non lo so, io francamente non ne vedo neanche tanto la ragione di partire così presto. Ci sono allevatori che partono a gennaio, già partire a gennaio per me è tanto. Poi è vero che arrivi alle mostre, dici devo arrivare con gli animali fatti alle mostre, se no la muta mi va lunga, però... Cioè, anche perché in realtà iniziare in questo periodo, alla fine, io vedo che alcuni allevatori iniziano già a dicembre-gennaio, ma le complicazioni sono ben notevoli rispetto a quelli che iniziano a marzo, proprio anche per un discorso di condizioni ambientali. Eh sì, di luci, di tutto. Mm-mm. Vabbè, poi ognuno. Enzo integra la domanda di prima e diceva: intendo per sanificare il virconesse. Il virconesse può andare bene per disinfettare, sì. Sì, sì, quello è il top, cioè è il top. Diciamo che ci sono vari prodotti, però quello sicuramente è uno dei più efficaci. E Mad ci chiede di farle in inglese. Guarda, se ti faccio una puntata in inglese probabilmente non capisci niente lo stesso. Angelo, per non avere problemi in fase di accoppiamento tipo infertilità, quando fare il trattamento antiacaro ai canarini prima di accoppiare? Ma allora, in realtà a me è capitato di utilizzare appunto l'ivermectina o la selemectina anche durante la fase riproduttiva e non ci sono stati problemi di infertilità. Ti dico, tante volte l'infertilità ce l'hai per altre ragioni. Mediamente comunque l'intervento si fa nel momento in cui si fanno le coppie. Quindi, o addirittura un mese prima, proprio per una questione di stressare il meno possibile gli animali, quando li prendi in mano per fare altre cose, gli fai anche il trattamento. Allora, Paolo, pensavo di usare i seguenti prodotti in precova, aspetta che mi scorrono le domande qua, in precova, antisteril, carnitin e calcio di 3. Mi consigliate una differenziazione tra la preparazione dei maschi e delle femmine? Allora, qui sì, anche Tizia ce l'aveva consigliata anche le scorse volte di fare una differenziazione, e più che altro perché magari il carnitin da dare solo ai maschi. E... Sì, più che altro anticipare sicuramente l'integrazione sui maschi rispetto che alle femmine. E la carnitina sì, è utile, in realtà sono tutti fattori utili che si possono somministrare sia ai maschi che alle femmine, bisogna stare solamente attenti ad esempio alla carnitina perché tende effettivamente a essere abbastanza stimolante, quindi si somministra tardivamente sia ai maschi che alle femmine, non ha senso somministrarla fin da adesso se uno comincia a riprodurre per dire alla metà di gennaio o fine gennaio. E io la somministrerei negli ultimi 15-20 giorni, quindi nel momento in cui comincia a integrare in modo serio, diciamo, anche le femmine, gli comincia a fare la carnitina, non prima. Più che altro in questo momento va fatta anticipatamente l'integrazione con gli antiossidanti, quindi con la vitamina E, l'acido ascorbico, quelle cose lì. Però quelli lì sono poi elementi stimolanti che dai proprio nell'ultima fase. E soprattutto calcio per le femmine. Poi le calcio tra le femmine, assolutamente sì. E sì, comunque il carnitin, anche, cioè da libretto è consigliato 10 giorni prima, quindi sì, stare su 10-15 giorni prima almeno con quello. E andiamo avanti. Gianfri, ciao ragazzi, due canarine appena finita la muta, fine novembre, volevano fare il nido e hanno fatto le uova. Domanda: in primavera faranno qualcosa oppure saltano la stagione? No, ma guarda, ti fanno. Se poi non hanno fatto, poi ti dico: guarda, mia mamma c'ha una coppietta in cucina, che roba stranissima. Loro gli fanno anche adesso, finiscono la muta e gli fanno subito, e poi dopo rifanno ancora in primavera. Quindi figurati, senza nessuna integrazione particolare. E Danilo, buonasera ragazzi, complimenti per la vostra trasmissione. Chiedo: con il pasto unico non serve aggiungere calcio? No, perché è già compreso proprio la dose giusta, quindi sei già a posto così. Enzo, cosa ne pensate dell'acqua ossigenata come precova? Quanti giorni e in che dosi? Ma l'acqua ossigenata come precova, cioè ti dico, è un... diciamo così che il perossido di idrogeno è un disinfettante, è un sanificante che serve per
abbattere le cariche principalmente nell'acqua di abbeverata. È utile per abbattere le cariche nell'acqua di abbeverata. In realtà è un radicale libero, quindi ti aumenta lo stress ossidativo, quindi potenzialmente ti può anche aumentare fenomeni di infertilità. Poi, da solo, secondo me, ha poco senso, detto sinceramente. Può avere senso in un contesto di tipo, No, non so, forse era a psicoterapia. titolo di distrazione. Perché ti avevo perso, non ti sentivo più, allora sono andato avanti. Ok. No, dicevo che può avere un senso nell'ottica di un insieme di trattamenti che magari servono per risolvere un determinato problema, però fatta così, tal quale, non ha grande senso, secondo me. Allora, Marco, a titolo di distrazione, meglio pane secco, pane fresco, fette biscottate. A parte che io andrei con la verdura. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Un bel cetriolo, secondo me, è la cosa migliore. Giuseppe, chiedo, per avere molte uova piene, quindi coppie fertili, si devono usare accorgimenti particolari e non solo la luce? Ma allora, per avere uova piene devi partire prima di tutto da una genetica che ti dia una buona fertilità. Perché se tu parti già con delle situazioni di consanguinità e di genetiche difficoltose, già parti svantaggiato sicuramente. E poi devi avere degli animali sani, quindi che non abbiano patologie latenti come la coccidiosi, come le micosi. Una volta che hai escluso tutti questi fattori, li devi integrare in modo adeguato con gli alimenti, quindi devono avere un'alimentazione bilanciata come con proteine, carboidrati, grassi, grassi omega 3, fattori antiossidanti. E a quel punto potresti avere una buona percentuale di schiudibilità. Poi la luce in realtà semplicemente è il timer che gli dai, cioè nel momento in cui raggiunge un determinato incremento di ore di luce, i maschi cominceranno ad essere fertili e cominceranno a coprire le femmine. Quindi è tutto un insieme di fattori, cioè non è sufficiente la luce, anche perché ad esempio l'incremento di luce è molto rapido. Nei 60 giorni, appunto, l'incremento delle 6 ore in 60 giorni ti dà un'alta percentuale di infertilità potenzialmente in prima covata. Perché? Perché i maschi comunque si attivano da un punto di vista endocrino. Parte la produzione di testosterone in modo massiccio, però questa produzione di testosterone non è sufficiente, o quantomeno non è abbastanza anticipata per permettere la produzione poi degli spermatozoi. Gli spermatozoi devono essere prodotti in modo, vengono prodotti in modo lento, diciamo così. E quindi ci vuole una certa preparazione in termini temporali proprio per permettere al soggetto di produrre spermatozoi vitali. Quindi non è detto che un animale attivo da un punto di vista comportamentale sia anche fertile. E quindi è per quello che bisogna incrementare gradualmente, associando l'incremento graduale, molto lento, molto progressivo, a tutta quella serie di elementi, tra cui l'alimentazione, la salute dei soggetti e così via. Allora, Gianfri chiede, l'ivermectina quanto dura? Che gli hanno detto che una volta dato la sua durata è di 7 giorni. La durata, nel senso quanto è l'effetto residuo sugli animali? Sì, immagino di sì. Ma allora, l'ivermectina in realtà non ha una durata infinita, cioè l'ivermectina nel momento in cui viene somministrata bisogna considerare il tempo di emivita, cioè vuol dire il tempo che ci mette a dimezzare nell'organismo dell'animale varia, normalmente sugli uccelli dovrebbe essere intorno alle 24-36 ore. Ha un tempo abbastanza lungo di azione, però sicuramente nel giro di un paio di giorni, in realtà se tu lo somministri, ad esempio per bocca o lo somministri in modo sottocutaneo, viene metabolizzato abbastanza alla svelta, non dura 7 giorni. Se tu lo somministri sulla cute, c'è un effetto residuo legato proprio alla presenza dell'ivermectina sparsa sulla cute. E quindi la presenza dell'ivermectina sulla cute varierà in modo abbastanza individuale, perché ad esempio il soggetto che fa il bagno sicuramente l'ivermectina viene dispersa, nel soggetto in cui invece magari non fa il bagno, quantomeno ha come dire, un atteggiamento più statico, avrà una permanenza più durevole.
Però sì, l'ivermettina adatta non ha una durata molto, molto lunga, sicuramente già a 7 giorni secondo me fa fatica effettivamente a rimanere sull'animale. Allora, buonasera, questo è Allevamento Materiale Gloucester. Dov'è possibile effettuare gli esami per la ricerca del poliomavirus, circovirus nei canarini? E qua immagino all'istituto zooprofilattico. Sì. Giacomo, buonasera Thomas, oltre su WhatsApp ti stresso qui. Sì, tra l'altro non rispondo a tutti, infatti chiedo scusa perché mi arrivano tantissimi messaggi su WhatsApp. Poi magari mi dico, va bene, adesso magari sto lavorando, faccio altro, dico dopo rispondo, poi mi scordo. Infatti mi sta venendo in mente adesso che ho dei messaggi da 3 giorni che devo rispondere, quindi poi vi rispondo, con calma, però non è che vi ignoro, mi dimentico. Volevo chiedere, oltre all'integrazione del calcio ed altre integrazioni per cova, durante l'anno si può intervenire con l'integrazione del calcio per brevi periodi? Come il calcio anche per quanto concerne le vitamine e aminoacidi? Non ho ben capito la domanda. Comunque, sì, cioè poi, ovviamente, sì, il calcio lo integri in precova e ok, per durante l'anno si può intervenire nel calcio in brevi periodi, sì. Conta che se hai una necessità immediata di calcio, come ci aveva già spiegato anche Tiziano nelle scorse puntate, è meglio usare un calcio-gluconato, quindi se hai una ritenzione dell'uovo, una carenza di calcio, cioè evidente, quindi che deve essere facilmente assorbito, usa un calcio liquido organico come questo qua, che è calcio-gluconato. Oppure sì, se vuoi fare dei trattamenti, comunque puoi farli. Male non fa sicuramente, fai 10 giorni di calcio carbonato, non c'è nessun problema. E la stessa Sì, cosa con vitamine e amminoacidi. più che altro il calcio carbonato anche con il gritto, con l'osso di seppia, glielo devi sempre tenere dato. Ah Cioè sì. io consiglio di tenerlo dato sempre, costantemente. E Tilan come precova, cosa dite? Come? Il Tilan in precova. Tilan in precova è abusato. Ormai non fa più niente perché ormai è diventata la tilosina Grazie. risulta essere, cioè tutti i ceppi batterici isolati tendono a essere resistenti alla tilosina perché c'è stata questa abitudine di buttarla in grosse quantità nei mangimi, quindi lascia il tempo che trova, secondo me, il Tilan in mangime. Il grano germinato può sostituire la vitamina E? Marco. Dipende perché allora se il grano è germinato, allora in realtà se uno utilizzasse alimenti naturali germinati barra in fase lattiginosa potrebbe fare a meno di integrare perché effettivamente sono ricchi di fattori nutrizionali, sono ricchi di tutti i vari elementi di cui i soggetti hanno bisogno, non ci sarebbe neanche bisogno di starli a integrare. Il problema qual è? È che se tu vai a dare il grano germinato, prima di tutto bisogna vedere se è germinato bene. Secondariamente bisogna vedere che non ci siano dei perossidi sul grano germinato, perché comunque attraverso il procedimento di germinazione che si fa un ammollamento, quantomeno si tiene in ammollo il seme, diciamo così, l'ammollo tende a, cioè può consentire anche la formazione di perossidi e favorire la formazione di perossidi. Maggior ragione se uno utilizza il grano insieme a dei pastoni grassati. L'utilizzo dei pastoni grassati ti aumenta il fabbisogno di vitamina E. Quindi attenzione, secondo me la vitamina E è uno di quegli elementi che se carente, è molto difficile che sia carente, se a meno che non vi siano appunto degli alimenti alterati, arrancioliti, se carente mi dà problemi non solo di infertilità ma proprio di salute dei soggetti. Se data in maniera abbondante, diciamo così, normalmente non ha grossi effetti collaterali se non ad alti dosaggi, quindi sicuramente alle concentrazioni a cui viene somministrata con i vari integratori, seguendo le indicazioni delle varie case produttrici, tendenzialmente il dosaggio è adeguato a non creare problemi, diciamo così. Io la vitamina E tendo a integrarla abbastanza proprio perché,
proprio per questo discorso di esposizione dei soggetti a situazioni di arrancidimento molto frequenti, perché purtroppo usando i pastoncini grassati, anche se hanno degli antiossidanti, una volta che comunque entrano a contatto con l'ossigeno, tendono comunque a arrancidire abbastanza la svelta. Allora, Francesco, ciao a tutti, una domanda. Il lattato di calcio si usa in ornitologia? Di cosa si tratta? Lattato di calcio praticamente è una forma di somministrazione, comunque è una molecola costituita fondamentalmente da un sale dell'acido lattico, un sale, quindi praticamente prendono l'acido lattico, lo fanno reagire con dei minerali a base di calcio, come può essere anche il calcio carbonato, e si forma il lattato di calcio, che è un sale dell'acido lattico che comprende il calcio. È una forma di calcio organico, quindi ad alta assimilabilità, si può utilizzare anche in ornitologia e essendo appunto coniugato con il lattato, il calcio in questa forma viene assorbito in modo molto più rapido che non il calcio inorganico. Quindi attenzione, perché il calcio lattato, così come il calcio gluconato, tende a essere molto assimilabile e tende a essere molto utile, ad esempio, durante la fase riproduttiva della deposizione, se vi è un problema di ritenzione ovarica o se vi è un problema di femmine che tendono a deporre in modo molto lento e hanno delle fasi di deposizione molto prolungate, tende a dare problemi, però se è somministrato in questa fase di preparazione, perché ti va a dare tutta una serie di sconvolgimenti a livello di paratiroidi che ti può aumentare il rischio poi di problemi di ovodeposizione in fase riproduttiva. Allora, Giuseppe, ho visto su Facebook, come dice Thomas, un po' di allevatori che hanno già i primi piccoli. Mi chiedo, ma quando hanno iniziato la preparazione, considerando che la muta di molti soggetti è appena finita? Questa è una bella domanda. Ok, sai cos'è, che magari al sud, che c'è un po' più caldo e la muta dura meno, comincia un pochino prima, finisce, se aumentano la luce, aumentano la temperatura, riescono a farli riprodurre già adesso. E magari hanno già fatto la preparazione a settembre, se l'hanno fatto. Anche perché poi c'è da considerare che se l'anno prima hanno fatto lo stesso gioco, comunque sono soggetti che hanno un anno, quindi hanno anticipato la muta, hanno anticipato... C'è stata una situazione, praticamente. Francesco, molti usano sulfaclorpirazina per curare la toxoplasmosi. Di cosa si tratta? Come si usa? La sulfaclorpirazina è un sulfamidico ampiamente utilizzato appunto per la terapia della toxoplasma, che non è altro che una coccidiosi sistemica che colpisce i fringillidi. È un farmaco molto molto pericoloso, perché può dare emorragie, e quindi se uno lo utilizza male, praticamente gli animali smettono di morire per la coccidiosi, ma muoiono come i topi avvelenati da rodenticida. Quindi attenzione a usarlo, va utilizzato solo in caso di atoxoplasmosi conclamata resistente al doltrazoril, che è sicuramente un farmaco più maneggevole e meno pericoloso. Io la sulfaclorpirazina mi capita di usarla francamente nei casi di resistenza dei coccidi al doltrazoril e basta, quindi io limiterei moltissimo l'utilizzo. Allora, buonasera ragazzi, complimenti. Cosa conviene somministrare ai canarini come precova per farli entrare in estro? Angelo. Vabbè, qua è il classico vitamina E. Sì, più che altro incremento del tenore proteico. Vitamina E, acido ascorbico, tutto il precova classico che si fa normalmente, basato sull'alimentazione, quindi appunto aumento il tenore proteico, aumento gli antiossidanti, aumento il fotoperiodo in modo molto progressivo e basta. Classicamente sono queste qua le cose. Enzo, sento tanti allevatori che dicono il bagnetto d'inverno fa male. Secondo me no, io lo metto 1-2 volte a settimana, voi cosa ne pensate?
Ma qui secondo me dipende anche un po' dalla temperatura che è in allevamento. Cioè, se non... Ma guarda, io ti dirò, io c'ho... Poi si lavano anche col freddo gli uccelli, quindi... Cioè, io ho i diamanti di Kittlitz, che lo sai che ho i diamanti di Kittlitz in voliera esterna, dove gela l'acqua e loro vanno dentro all'acqua gelata a fare il bagno. Quindi nessun problema, direi. Sì. In teoria, poi. Sì, poi voi. Giacomo, volevo chiedere qual è l'antiparassitario per ambienti, qual è il migliore antiparassitario per ambienti? Ma allora c'è tipo l'Elazor che funziona molto bene, se no i classici fosfo organici, c'è un fosfo organico che adesso si fa fatica, che veniva utilizzato per il trattamento anche dei cani, classicamente se ne usavano 2 grammi per litro, quello funzionava molto bene. Se no ci sono i vari piretroidi che si trovano in commercio, sono vari prodotti in realtà. Angelo, per passare a ProComplete, meglio iniziare dalla pre-cova o dall'allevamento dei pugni? Allora, io comincerei dalla pre-cova più che altro perché così abitui già i genitori a mangiarlo, li abitui all'alimento ed è molto più facile che poi invecchino. Invece se tu introduci un alimento nuovo durante l'allevamento dei pulli, vai a rischiare la vita dei piccoli, che magari non è il caso. Poi magari ti dico, è ben mangiato senza nessun problema, quindi potresti dargli in qualsiasi fase, però comincia prima, che così i genitori sono già preparati e sei più tranquillo. Paolo, in base alla vostra formula per il calcolo delle proteine, se utilizzo 1 chilo di pastone col 20% di proteine e aggiungo 100 grammi del vostro almino 98, ottengo un prodotto col 27% di proteine, o mi sbaglio? Ora, così a mente io non lo so, dovrei mettermi a... Cos'è 1 chilo di pastone? Ah, no, 1 chilo di pastone col 20%. Sì. Aggiunge 100 grammi di ammino 98. Praticamente devo fare i calcoli. Sono 1000. Adesso ti facciamo i calcoli. Intanto vado avanti a leggere altre domande. Allora, Francesco, uso molte uova bollite per l'allevamento, tritate e mischiate con pastoncino. Però ho paura che nei periodi caldi deteriori subito. Esiste qualche conservante per mantenerlo integro per almeno una giornata? Sì. Allora, intanto potrebbe mettere tipo della vitamina C, che, però secondo me l'ideale è che non ce lo lasci. O che usi dei pastoncini già fatti. Cioè, poi non so perché lo metti, se lo metti per aumentare l'appetibilità o... Non penso per le proteine, perché poi, come hai visto, come mi ha fatto vedere il nostro calcolo proteico, aggiungere l'uovo fa abbassare le proteine, quindi il consiglio è o ce lo metti a metà giornata o se no lo togli. Io non ce lo lascerei comunque, e poi non ci aggiungerei dei conservanti. Confermi, Tizi? Sì, assolutamente. No, sì, allora, il risultato di prima si va intorno sì al 27-28%, ma è un sacco, cioè secondo me dovresti tenerlo più basso. Normalmente si integra intorno ai 20, 25, 30 grammi per chilo di alimento. Normalmente. Oh, che se ne sai, magari sta allevando dei culturisti. Ma... Anche perché parte già da un 20% di proteine, quindi... No, infatti. Andiamo avanti. Giacomo, dimenticavo il pH dell'acqua per gli uccelli. Preferibile mantenersi spesso al di sotto di un pH neutro per favorire la digestione e non far proliferare batteri all'interno del gozzo? Ma allora, più che altro, l'utilizzo di pH acido dell'acqua di abbeverata è utile, primo, per evitare la proliferazione di batteri gram negativi nell'acqua di abbeverata, perché se tu ad esempio tieni il pH intorno al 5, utilizzando anche gli acidi organici, specialmente l'acido organico, non è neanche tanto il pH, perché per evitare la proliferazione dovresti stare intorno a pH 4.5, che è bello acido. In realtà sono più che altro gli acidi organici che inibiscono, quindi l'acido lattico, l'acido acetico, l'acido propionico, sono tutti dei fattori di inibizione di questi batteri.
Quindi sì, sicuramente è utile perché ti va a inibire alcuni, almeno dei patogeni potenziali, quello sì. Poi nel migliore la digestione dipende, perché ad esempio l'acido butirrico effettivamente va a migliorare il metabolismo degli enterociti. Altri acidi come l'acido lattico, l'acido citrico in realtà non hanno grossi effetti. L'acido lattico anche in maniera indiretta, ma l'acido citrico, l'acido propionico sì, hanno degli effetti parziali, però normalmente a livello intestinale fa fatica ad arrivarci, vengono metabolizzati prima. Salvo chiede a che temperatura vengono uccise le leucocisti della coccidiosi. Deve arrivare a temperatura di pastorizzazione, quindi almeno a 60-70 gradi. Quindi sì, sicuramente con la flambatura muoiono, con la flambatura muoiono. O con la vaporetto, come si chiama, quella che fa il Con la vapore? vaporella, se gli picchi in testa, sì, se no se gli arriva il vaporino intorno così non fa niente. L'acido ascorbico nell'acqua si può dare tutti i giorni in riproduzione? Allora, c'è da stare attenti perché su alcune linee genetiche ho notato che può dare problemi alle articolazioni, quindi sicuramente può valer la pena integrarlo specialmente nell'alimento, tenendolo dato sempre costantemente nell'acqua da bere può dare sovradosaggio durante la fase di allevamento. Mauro, quando bisogna iniziare con il programmatore per arrivare a 14 ore? Allora, devi partire. Allora, normalmente si parte da 8 ore e si arriva a 14 ore, quindi c'è un incremento di 6 ore. E normalmente l'ideale sarebbe programmare un incremento di 6 ore nell'arco di 90 giorni. Quindi dipende quando è che tu vuoi cominciare a riprodurre. Tu sai che quando sarai intorno alle 12 ore più o meno cominceranno a essere attivi, e quando sarai intorno alle 13 ore cominceranno a fare i nidi. Quindi. Comunque da adesso, per Sì, avere lì, così se a marzo metti i nidi, comincia adesso. Piano piano, molto lentamente. Giuseppe, l'aceto di mele o altri prodotti in commercio sono utili per acidificare l'acqua oppure va bene sull'acqua del rubinetto? No, sono utili, vanno bene, li abbiamo consigliati varie volte. Noi abbiamo il nostro Omniacidol, eccolo qua, già pronto con tutti i vari acidi organici, che va benissimo. Angelo, grazie ragazzi. Pensavo c'era qualcosa di diverso per farli entrare prima. Comunque, sempre molto precisi e professionali. Non so, forse era una risposta a qualche domanda che ora non mi ricordo. Sì, per il discorso dell'entrata in riproduzione, per la Ah, preparazione. sì, giusto, giusto. Vedi che sei attento. Massimo, buonasera ragazzi. Un buon prodotto di vitamina E, cosa mi consigliate? Vabbè. Qua, il meglio del meglio, che c'è la D e questo per la riproduzione ti va benissimo e non hai bisogno d'altro. Il vostro Procarduelis va bene per i cardinalini come alimento unico? Ci chiede Gianni. No, Procarduelis come alimento unico no. Il Procarduelis è un pellettato di semi, quindi va a sostituire i semi, che ok, in fili va bene. Però poi manca tutta l'integrazione vitaminica, manca il bastoncino, cioè non va bene come alimento unico. Quindi lì devi aspettare ancora il Pro Complete. Ci stiamo lavorando, quindi piano piano, un attimo d'attesa. Mannino ci saluta da Brooklyn. Mica male. Da Francesco. Per disinfettare, posso utilizzare sale quaternario di ammonio tipo F10 spruzzato sulle gabbie con gli uccelli dentro, oppure può essere tossico? Sì, puoi usarlo, anche questo ne abbiamo parlato un'infinità di volte. Sì, Abbondantemente. allora, Paolo, avete detto che il carnitine e il calcio di 3 liquido possono essere somministrati tranquillamente 10 giorni prima dell'accoppiamento. Possono essere somministrati nello stesso beverino? Siete sempre molto disponibili. Sì. Allora, sì, volendo sì, io con il calcio liquido ci starei attento. Sempre con parsimonia, utilizzarli sempre con parsimonia, preferire i prodotti Polvere. in polvere. Il calcio liquido io lo utilizzerei nei momenti in cui vedo che le femmine mi In cui c'è vanno. effettiva necessità.
Esatto, specialmente nelle ultime covate, cioè ad esempio nelle prime covate secondo me non ha tanto senso usarlo, può avere senso alla seconda, terza covata perché magari l'animale è più stressato, sicuramente ha avuto già uno stress legato alla deposizione delle uova, specialmente se fanno delle covate a vuoto, che ti fanno delle uova in giro, allora lì può avere un senso, allora lì sì. Però parti adesso con un calcio in polvere che è molto meglio. Calcio in polvere carbonato minerale, via. Sì, comunque il carbonato. Giulio, salve, fisiologicamente perché la vitamina E dovrebbe mandare in estro? Grazie. Non ha nessuna fisiologia, infatti non è vero che manda in estro. Semplicemente la vitamina E è un antiossidante che è uno dei principali antiossidanti delle membrane cellulari, quindi nel momento in cui è carente, vi è un'aumentata aggressione ossidativa delle membrane cellulari, vuol dire che le cellule praticamente vengono aggredite da questi radicali liberi che si formano un po' fisiologicamente, un po' perché l'animale è sottoposto a delle situazioni che producono questi radicali liberi, come la polverosità, come l'alimento irrancidito, come l'utilizzo dei farmaci. Quindi, se la vitamina E è carente, c'è un danno cellulare tra i vari tipi cellulari che vengono danneggiati ci sono assolutamente le cellule germinali, quindi anche le cellule che producono poi gli spermatozoi e le cellule uovo della femmina. Quindi una carenza mi porta ad avere infertilità, quello sì, sicuramente. Però la somministrazione di vitamina E non è stato mai dimostrato che mi vada a migliorare la fertilità. La carenza sicuramente mi comporta una sterilità, ma come dire, la somministrazione aggiuntiva non mi dà un miglioramento nella fertilità. C'è da dire che però la vitamina E ha un livello di tossicità molto basso, quindi per andare a dare un sovradosaggio di vitamina E devo dare una quintalata, quindi meglio abbondare in questo caso quando è difficile perché potenzialmente potrei andare a incorrere in una situazione di carenza. Allora a quel punto, visto che è molto ben tollerata, tendenzialmente si tende a somministrare in eccesso. Però quell'eccesso in realtà potrebbe essere tranquillamente evitato, perché non mi va a dare un effetto benefico sulla fertilità. Allora, ci chiedono se la vitamina E può portare duratura. No. No. Claudio, buonasera. Intervalli temporali dell'alba tramonto, inizio alba, fine alba. E tramonto, immagino anche. Tipicamente 30 minuti. Sono da considerare nelle ore del fotoperiodo? Ma allora io di solito non le considero nelle ore del fotoperiodo, cioè io Beh, considero fai le proprio, ore di luce piena. sì, quindi in pratica alla fine arrivo a 15 ore, non arrivo a 14 ore, se uno considera anche l'alba e tramonto. Canarignale ci chiede cosa ne pensate del Pantasmoch. Non so cosa sia. È un antiparassitario, ma io sinceramente non lo conosco. Ah, aspetta, qual è quello, le candele che si bruciano? È quello? Potrebbe, non lo so. Non lo so, perché ci sono delle candele in commercio che contengono propoli. Non ho visto nessun beneficio effettivo, sinceramente. Se è quello, non ho mai visto grossi vantaggi. Salvo, è vero che i piselli crudi scongelati sono tossici? Infatti io ho un sacco di animali che mi sono morti perché ho dato i piselli crudi, no, non è vero, sono tutte Fai babbe. dell'ironia, Tiziano? No, allora, c'è da dire una cosa, che i piselli crudi tendono a essere meno digeribili, sicuramente sì, perché contengono anche tutta una serie di zuccheri, che sono zuccheri, i classici zuccheri della flatulenza, che si chiamano proprio così, che sono soggetti a fermentazioni, però da dire che sono tossici, no. Diciamo così, spesso e volentieri, specialmente sui indigeni, gli si danno scongelati da frigor, cioè quindi grossi problemi non ne danno. Sicuramente, se uno vuole renderli più digeribili, gli fa dare una scottata, quello sì. Allora, Angelo,
Siccome a temperatura dell'allevamento in preparazione conviene anche aumentarla man mano di qualche grado insieme alla luce, ho creato un sistema di aerazione con l'esterno che mi permette di far entrare o uscire aria calda o fredda. E ora riesco a mantenere una temperatura media di 12-13 gradi nell'arco della giornata. Sono in Sicilia. Allora sì, tendenzialmente nel periodo riproduttivo ci dovrebbe essere almeno sui 14-15 gradi. Questo ti minimizza i problemi legati proprio all'abbandono del nido, quindi gli shock termici sui pulli e così via. Quindi sì, normalmente l'ideale sarebbe avere una temperatura in allevamento tra i 14 e i 20 gradi durante la fase riproduttiva. Sì, magari non stalla ad aumentare subito, visto se lui sta già sui 13 gradi adesso, se comincia ad andare a 20 gradi ora, no, sì, a partire. Di solito io consiglio di aumentare la temperatura, anche perché se sei a 12 gradi, praticamente quando entrerai in riproduzione ci avrai già 14 gradi naturali. Sì, sì. Qui da noi che abbiamo meno 2 gradi, qua sì che si fa l'incremento graduale nell'arco dei 90 giorni la temperatura, però sì, ha senso. Mauro, anche per i cardellini Major posso iniziare ora per arrivare alle 14 ore di luce? Ma i cardellini Major io gli farei andare in marzo, anche perché ti dico, qui in Major io vedo che uno li vuole anticipare, li anticipano, ma fai veramente fatica ad avere una buona fertilità in prima covata con i Major. Già sono tardivi, anche perché considera che i Major dovresti arrivare a 16 ore di luce. E poi dopo con i Major l'ideale sarebbe tenere aumentato di un minuto al giorno comunque, cioè tu arrivi a 14-15 ore, poi dopo gli dai un minuto al giorno comunque, gli continui a dare un minuto al giorno fino ad arrivare intorno alle 16-17 ore, allora questo sì ti permette di avere una buona stimolazione, però sì, insomma, io i Major consiglio di farli partire da marzo praticamente, almeno da marzo, difficilmente fanno marzo da quello che vedo io. Gianfri ci scrive: ragazzi, io vi saluto, alla prossima. Vuol dire che comincia a essere lunga sta puntata. Ci sta. Effettivamente siamo già quasi a un'ora. Dai, rispondiamo ancora a qualche domanda, ormai abbiamo quasi finito. Allora, un'informazione. La mia canarina 2021, bianca recessiva, mi è partita a fare uova senza essere accoppiata dal maschio. Come mi devo comportare? La lascio al suo ciclo e poi viene contata come cova? Ma oddio, se te la fate adesso, secondo me togli le uova, butti via e basta, poi partirà normalmente. Integra bene il calcio e non ci saranno problemi. Poi, Paolo, antisteril, 40 giorni prima dell'accoppiamento ai maschi e un 15 giorni prima alle femmine, va bene come tempistica di somministrazione? Sì, direi che va benissimo. Il seme di ravizzone è vero che è molto eccitante? Sono ricchi di grassi, quindi sicuramente sono parecchio energetici. C'è chi usa il ravizzone, c'è chi usa la canapa, chi usa il Niger, chi usa il girasole. Alla fine basta dare degli alimenti ricchi di grassi, quindi anche la perilla, per dire, può andare bene. Quello sicuramente è un alimento molto energetico che ti porta gli animali ad avere un surplus energetico da spendere nell'attività riproduttiva, sicuramente sì. Posso fare una battuta? Dipende da come è vestito. Ne sei burlone. Allora, Giuseppe, il mio alba tramonto è programmato per un'ora prima che si accendano i neon. Quell'ora la devo calcolare nelle 14 ore? Secondo me se non è luce piena, no. Un'ora è tanto, eh. Un'ora è tanto, perché poi dopo fino a 2 ore. Dipende da come si accende o no. Sì, no, cioè se c'è un'ora di alba e un'ora di tramonto diventa lunga, quindi magari considera metà. Quindi io non considererei 2 ore, considererei mezz'ora e mezz'ora, quello sì. Allora, due domande veloci, che poi chiudiamo, dai. Marco, somministrare alcuni semi di canapa favorisce la forma fisica dei maschi in precova?
Vabbè, anche questo è ricco di grassi, cioè comunque sì, fa bene. E, salvo, ho eliminato il Niger ai cardellini e vedo che stanno meglio. Può essere un caso? Secondo me ha senso perché effettivamente il Niger tendono a mangiarne molto, è molto appetibile. Un po' il Niger è un seme che tendenzialmente tende a essere poco pulito, spesso e volentieri è contaminato, però vabbè, magari il Niger che ha è di ottima qualità e comunque tende a essere abbastanza riscaldante, quindi a volte può dare un po' di irritazione intestinale, quindi sì, ci può stare. Bene, quindi ora abbiamo risposto a tutto, lasciamo andare la gente a cena Andiamo e anche noi. niente, andiamo anche noi magari. Quindi Tizi, ti ringrazio, ti auguro buone Grazie feste a te. Grazie Thomas. Anche a te, tanti auguri a tutti. e ci sentiamo alla prossima. Ciao Bene, dai, ciao Tizi. Thomas, ciao ciao. Bene ragazzi. Abbiamo finito anche per oggi. Vi ricordo, condividete, mettete mi piace, se avete domande scrivete pure, che poi cerco sempre di rispondere a tutti. Vi auguro buone feste, un buon anno e speriamo di vederci nell'anno nuovo. Quindi con questo diciamo che è chiuso questo ciclo e vi ringrazio tutti per essere stati sempre con noi, per aver fatto tante domande, per aver partecipato e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!